Doveva cominciare sabato prossimo 7 novembre il campionato 2021 di B1 di volley femminile ed invece Nisba, l'aggravarsi della pandemia da Covid-19, ha infatti indotto la federazione a rinviare di 2 settimane tutti i tornei. Dopo innumerevoli salti mortali tra protocolli e nuovi DPCM, la Nottolini Capannori sta facendo di tutto per mantenersi in forma e farsi trovare pronta alla ripresa del campionato, per ora slittato al weekend tra il 21 e il 22 novembre, partendo direttamente dalla terza giornata, con le prime due da recuperare a data da destinarsi. Parole in musica del DS della squadra bianconera Ronzo Miccoli. Il torneo doveva cominciare in trasferta a Torino, dovrebbe partire sempre in trasferta a Genova. In queste ore usare il condizionale e la prudenza è perlomeno d'obbligo. In realtà la Nottolini si sta allenando con fiducia e grande attaccamento alla maglia, seguendo le direttive del nuovo coach Stefano Capponi, che assieme ai preparatori atletici Samuele Fiori e Sara Marracci stanno effettuando un lavoro capillare nonché personalizzato per ognuna delle ragazze. Il roster si presenta infatti rinnovato con un ideale mix tra giocatrici esperte e giovani di luminose prospettive. L'ultimo tampone collettivo a cui la squadra si è sottoposta ha dato esito negativo e quindi il gruppo nei prossimi giorni potrà continuare ad allenarsi con la speranza che il campionato di B1 possa partire.